10 artisti internazionali che affrontano il concetto del tempo e dell'accelerazione all'interno della High Speed Society, ovvero dell'attuale modello di vita caratterizzato da rapidità di comunicazione e nuove tecnologie. È questo il tema della mostra As Soon As Possible, l'accelerazione nella società contemporanea, alla Struzzina di Firenze dal 14 maggio al 18 luglio. Se nell'installazione di Marnix de Nijx ogni visitatore è chiamato a interagire con la visione accelerata di una metropoli, la video performance di Tammy Bentor presenta il frenetico monologo di una donna in preda alle nevrosi e alle ansie della vita moderna. La bottiglia di Arcangelo Sassolino viene a poco riempita di gas fino a scoppiare, anche se non sappiamo esattamente quando. Nell'opera di Michael Seilstorfer, un pneumatico ruota ad alta velocità contro una parete, consumandosi senza spostarsi. Jens Riesche, invece, presenta piccole sculture formate da un unico filo di seta annodato, tempo necessario per realizzarne solo una, 4 anni della vita dell'artista. La spettacolare installazione di Julius Popp visualizza sotto forma di gocce d'acqua solo per pochi istanti la parola in quel momento più ricercata sul web, mentre nel video di Mark Formanek 70 operai costruiscono in 24 ore esatte un orologio con ore e minuti formati da assi di legno di 4 metri. L'opera di Marzia Migliora cita una frase di Marco Pantani, tragico esempio di un uomo sconfitto dall'accelerazione del mondo d'oggi. La videoinstallazione di Reynolds fa invece sperimentare lo scontro tra tempo reale e tempo interiore. Presente in mostra anche Fite Stolte, un artista che ha deciso di vivere una settimana di 8 giorni, di 21 ore ciascuno, senza curarsi del giorno e della notte.